Antonio De Angelis, una vittoria forte nei confronti dell'antagonista politico Ciro Foglia. È una vittoria, oserei dire, quasi schiacciante, un recupero che va dai 3 ai 4 mila voti, partiti già in precedenza. E un ringraziamento ai miei concittadini che hanno voluto fortemente la mia elezione e probabilmente il mio invito alla reazione e quindi a un rigurgito di orgoglio e quindi al riscatto dalla mortificazione trentennale precedentemente costruita sia stata veramente fortemente voluta ed espressasi poi nella vittoria che non è la vittoria mia ma la vittoria di Marcenise, la vittoria di tutti i miei compaesani che hanno così voluto dimostrare a chi voleva piegarli che non si sono piegati e che non si sono fatti nemmeno inginocchiare così come volevano i vecchi comuni. Voglio ringraziare anche chi ha creduto in questo progetto e che probabilmente ha voluto con un segnale forse veramente di apertura alla rinascita e quindi a girare pagina per Marcianise, voler convogliare sul mio programma innanzitutto, sul mio nome e anche sui partiti che rappresento e che ringrazio qui tutti quanti, tutte le coalizioni, i segretari, i vertici sia provinciali e mi riferisco al Presidente del Consiglio, ai vertici regionali, Presidente del Consiglio e assessori e consiglieri regionali, mi riferisco al governo, mi riferisco agli europarlamentari, i nomi sarebbero tanti da dire, però li ringrazio tutti, però innanzitutto devo ringraziare la mia squadra, per primo la mia famiglia, perché abbiamo fatto una battaglia elettorale all'insegna del rispetto dei cittadini, quindi a minor costo possibile. Dunque, cosa hanno visto in lei i cittadini di Marcianise? Chi non sperperava, hanno visto chi è andato a fare il caseggiato con umiltà, a spiegare alla gente perché c'era bisogno di cambiamento per Marcianise, hanno capito c'era la possibilità, perché era stata talmente appiattita e mortificata la mia città e quindi i miei concittadini, per cui si erano quasi convinti di non poter più reagire. Noi li abbiamo non solo fatto reagire, abbiamo resuscitato una città che si stava spegnendo e con questo abbiamo sconfitto un nemico visibile e invisibile che da oggi penso debba fare i conti non più con la storia di Marcianise, deve andare ad altre parti a cercare di elargire o prendere consensi, perché certamente Marcianise con il contributo di tutte le forze politiche, perché certamente hanno tutti la voglia del riscatto, il riscatto c'è stato, l'orgoglio di Marcianise l'ha dimostrato, la reazione c'è stata, il programma è un programma che certamente è utile e va rispettato e insieme agli altri è già stato in parte condiviso, lo porteremo avanti. E anche con un'opposizione costruttiva Marcianise avrà possibilità di essere riscattata, risollevata e certamente ritornerà agli antichi splendori. Questo è certo ma è sicuro. Ecco, nei primi 100 giorni cosa verrà fatto dalla sua ministra? Di 100 giorni, parliamo di 18 mesi, è una cosa più realistica, più reale e meno buffonata. Nei primi 18 mesi quindi quali riforme, cosa deve essere applicato? Ambiente, occupazione, sociale.